Dove posso trovare i pavimenti? Alla MVD. L'arredo bagno? Alla MVD. La rubinetteria? Certo, MVD. I sanitari? Ovvio, MVD. Le nuove pompe di calore? Una parola, MVD. E una piscina per il relax? Sempre MVD. L'illuminazione? Ma certo, alla MVD. Ma allora? Andiamo all'MVD e ci troverai tutto il bello per la tua casa. Accidenti, che buio! Fai luce! Cosa possiamo accendere? Fai luce anche tu! Ecco la luce! C'è luce anche qui! Anche qui c'è luce! Anche qui c'è la luce! Noi abbiamo illuminato il nostro mondo. Tu puoi illuminare la tua casa. Vieni all'MVD. Rimpatriato tunisino di 20 anni, irregolare sul territorio senza fissa dimora, protagonista di episodi di violenza, è stato rintracciato dagli uomini del commissariato. Frammenti di teatro in vernacolo, un successo straripante. La compagnia dell'Allegria ha messo in scena una pièce raccontando Rio e Riesi. Conclusa con successo la festa di liberazione di Rifondazione Comunista. 3 giorni ai giardini di Carpani tra dibattiti, musica e cucina. Brevi dall'Elba, fine settimana con lo sbaracco a Portoferraio dal 29 al 31 agosto. Torna il Canta Elba, 3 giorni di musica a Capoliveri. Rio Summer Festival, 3 giorni di musica e magia a Rio. Si è conclusa la grande settimana napoleonica a Prodi. Un cittadino tunisino di 20 anni nella giornata di sabato 24 agosto è stato rimpatriato con accompagnamento immediato alla frontiera. Era irregolare sul territorio italiano e senza fissa dimora. E nelle settimane precedenti si era reso protagonista nel comune di Portoferraio di numerosi episodi di violenza e molestie nei confronti di cittadini, turisti ed esercizi commerciali, dove era solito consumare e andare via senza pagare il dovuto. Il soggetto già destinato di un ordine di espulsione emesso dal questore di Livorno in data 14 agosto è stato rintracciato dai poliziotti dell'ufficio controllo del territorio del commissariato di polizia di Portoferraio nella giornata di giovedì 22 agosto nella zona del porto, dove è stato prelevato e accompagnato presso l'ufficio immigrazione della questura e dove è stato trattenuto in attesa della convalida del rimpatrio da parte dell'autorità giudiziaria avvenuto nella giornata di venerdì 24 agosto. A seguito della convalida, il cittadino tunisino è stato scortato dal personale della Polizia di Stato presso il posto di frontiera più vicino per essere consegnato direttamente alla Polizia tunisina, dando in tal modo effettiva esecuzione dell'ordine di espulsione. La scalinata della Pergola, nel cuore di Rio Marina, straripante di gente divertita, ha accompagnato domenica 25 agosto lo spettacolo Frammenti di teatro in vernacolo della Compagnia dell'Allegria. La serata, presentata da Roberto Antonini, è iniziata con il festeggiamento dei 40 anni della nuova compagnia Riese. La Compagnia dell'Allegria, con il contributo del Conad Ginepro di Rio Marina, ha voluto preparare una piccola sorpresa. Sono stati infatti invitati a salire sul palco
Luciano Barbetti ed Eliana Forma ed è stata loro consegnata dall'assessore Guerrini una targa ricordo, oltre ad un omaggio floreale a tutte le attrici della nuova compagnia Riese presenti. Vedere questa bella scalinata così piena mi riempie di soddisfazione, ha detto l'assessore Guerrini. Scoprire il significato di essere Riese verrà raccontato in quello che vedremo sul palco questa sera. Sono spaccati, ha continuato Guerrini, di Rio e di Riesi, raccontati nel modo più vero e spontaneo possibile. Noi Riesi siamo in grado di sdrammatizzare tutto con una battuta, con un'espressione, con un gesto. Raccontiamo una storia e siamo riconoscibili anche con la nostra cadenza. Siamo persone dirette, dure come il ferro, ma siamo persone generose e disponibili, sempre pronte a farci in quattro per chi ne ha bisogno. Ci prendiamo, ha concluso l'assessore poco sul serio, anche quando si discute e si finisce con una pacca sulla spalla o con un bel bicchiere di vino al bar. La compagnia Riese aveva cominciato 40 anni fa a raccontare usi e costumi del nostro paese con l'obiettivo di non far dimenticare mai chi siamo. Oggi la compagnia dell'allegria continua la tradizione. La serata è andata avanti come previsto, tra risate e applausi. In particolare siamo belli belli e boh, una poesia di Marcello Giampaoli interpretata da Dario Ballini. Lettera di un marinaio di lungo corso, interpretata da Isa Tonietti e Claudia Trombi, un'esibizione delle giovanissime brave Vio, Celli e Cleri, che hanno ballato il limbo. La rappresentazione con i poco pazienti Riesi, con Isa Tonietti, Marinella Cecchini, Rosaria Bellotto, Claudia Trombi, Dario Ballini, Antonio Gorelli, Cristian Luppoli e Luca Colombi, tutti sotto la regia di Fabiola Pisani. I ringraziamenti degli organizzatori vanno al Comune, alla Proloco di Rio, l'Agenzia Live di Portoferraio e il Conade di Ginepro di Rio Marina. Un ringraziamento particolare va a Luciano Barbetti per il contributo delle sue opere. Si è conclusa domenica 25 agosto ai Giardini di Carpani la Festa di Liberazione, organizzata dal Partito della Rifondazione Comunista. Tre giorni in cui si è parlato di pace, lavoro, libertà, trasporti, politica, il tutto accompagnato da musica e da buoni piatti della tradizione. Chiaro che il tema centrale in questo momento è la pace, visto quello che sta succedendo ancora una volta, per carità, da tanti anni, ma insomma ora con le tragedie che si stanno vivendo sia in Ucraina sia soprattutto in Palestina. Il dibattito di ieri sera ha dimostrato per partecipazione e per qualità degli interventi, che è il tema veramente più sentito in questo momento anche dalla popolazione, cosa che forse a volte passa un po' sottotono. In realtà la popolazione è molto interessata al tema della pace, lo vive profondamente, quindi pensiamo di aver centrato un argomento molto sentito. Sabato sera è stato il momento del dibattito sulla mobilità e sulla continuità territoriale. Con la fase anche lì che stiamo attraversando del momento di rinnovo delle concessioni e così via, pensavamo fosse un tema centrale. Non a caso è invitato anche Semeraro, perché la questione sanità che il nostro partito ha affrontato molto recentemente in un incontro pubblico, preelettorale e così via, però è molto legata al diritto alla mobilità e all'efficienza dei nostri trasporti. L'ultima sera, domenica 25 agosto, un dibattito aperto sul futuro della sinistra urbana. Crediamo che comunque in un periodo post-elettorale, dove forse alcune tensioni possono ormai essere scemate, si possa riaprire un dibattito su cosa può essere il futuro della sinistra urbana. Torna l'edizione estiva dello Sbaracco a Portoferraio, organizzata da Confesercenti Provinciale Livorno, sede Isola d'Elba. La manifestazione avrà inizio giovedì 29 fino a sabato 31 agosto, per offrire le ultime occasioni di acquisti estivi. Saranno interessate, oltre alle tradizionali via Manganaro, via Carducci, via Fucini, viale Manzoni e Calata Italia, anche il centro storico di Portoferraio, con piazza Cavour, piazza della Repubblica, via Guerrazzi e via del Mercato Vecchio. Torna il Canta Elba a Capoliveri all'insegna della musica dal vivo. Tre eventi dedicati al bel canto, come di consueto, per la rassegna organizzata dal Comune di Capoliveri e dalla Fondazione Pat Sevens, che si terrà nella classica cornice di Piazza Matteotti da stasera, lunedì 26, fino a mercoledì 28 agosto, in tre diverse serate, che saranno presentate da Raffaello Zanieri, affiancato da due Miss Isola d'Elba, la vincitrice 2023 Sharon Grutta Dauria e la Miss Elba 2024 Carolina Soleti.
Da venerdì 6 a domenica 8 settembre si svolgerà il Rio Summer Festival 2024, tre giorni di musica e magia nella splendida cornice dell'antico borgo di Rio dell'Elba. Artisti e performers connessi al territorio animeranno le piazze del paese, dando vita ad un evento indimenticabile. Gli spettacoli si svolgeranno a partire dalle 18.30 tra Terrazza Cignoni e Piazza del Popolo. Si esibiranno le Sound Sister, la compagnia degli Scapestrati, Free Cat, Dr. Mike e Mr. Pinkman, Stefano Cocco, Cantini, Still Life Trio, Domotica, Folco and the Blue Marlin Band, la Maga Nerea, Fardulli e le Magician e Giaco CDB. Si è conclusa con una serata certificata dai continui applausi del pubblico presente la Settimana Napoleonica di Procchio. La terza serata messa in scena dall'Associazione Culturale Procchio Napoleonica ha visto il sostegno economico straordinario dell'Hotel del Golfo di Procchio, dell'Associazione Albergatori Urbani, della Camera di Conciliazione Res Eque di Portoferraio e dell'Amministrazione Comunale di Marciana, con la dottoressa Isabella Zolfino presente. Il Consiglio Direttivo di Procchio Napoleonica vuole ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile il successo e, oltre a chi ha già citato per lo straordinario contributo economico, vuole anche ringraziare la gelateria degli artisti e l'Hotel dei 10 Colori per gli arredi forniti. L'appuntamento è per venerdì 30 agosto con il quiz napoleonico in Piazzetta dei Delfini dalle 21.45, sempre a Procchio.